Ciao a tutti, io sono Maria Rosa Franzoni e sono la presidente dell'Associazione per le Donne di Imola e faccio parte del direttivo di Volabò e sono contenta. Sono contenta perché questa è una bella serata, nel senso che vedo che con soddisfazione di fronte alle scadenze che abbiamo davanti, la riforma del terzo settore e la città metropolitana, ci siamo messi insieme per decidere dei percorsi comuni e questo è un fatto molto molto importante. Ci siamo messi insieme perché queste due occasioni io non le vedo come una tegola sul tetto, sulla testa o come un problema da scansare, ma come un'occasione di cambiamento, e questa occasione di cambiamento, riforma del terzo settore, città metropolitana, noi la affrontiamo bene se innanzitutto ci guardiamo dentro. Allora, le associazioni di volontariato che vengono citate come grande esempio di democrazia, di occasione di cambiamento, di coinvolgimento, hanno tutte queste cose qui, e io sono la prima che le difendo, però è vero anche che hanno due rischi grandi: uno, l'autoreferenzialità, e la seconda è la frantumazione. Di fronte a questi due rischi, che se non affrontiamo noi stessi rischiamo di metterli in crisi tutto l'impianto relativo alla costruzione di questo nuovo welfare di cui tanto si dice, di fronte a questi rischi, ecco, io credo che il percorso partecipazione a Volabò e fruizione dei servizi che qui ci sono stati presentati è un vantaggio per noi associazioni.